tutti e ben ritrovati, io sono Niccolo Crespi e qui con me c'è Riccardo Cucchi, guardia dei Knights. Ciao Rick. Ciao Nico. Esordio anche per te in queste interviste. Sì. Iniziamo subito, Un saluto 3, 2, 1, andiamo con Rick. Allora, avete iniziato con una vittoria questo nuovo anno e adesso siete già proiettati verso il match di domenica contro Casale Monferrato. Un commento veloce. Sì, sì, una vittoria molto importante ci voleva, visto che il giorno di andata non è andato proprio come volevamo. È molto importante perché siamo carichi più di prima e ci stiamo già preparando per la sfida di domenica con una settimana di allenamento molto intensa. Per quanto riguarda invece, parlando più di una sfera personale tua, che cosa si prova quando si entra in campo a giocare? Perché è un palazzetto pieno con tante persone, un po' la pressione, un po' l'emozione, che cosa senti? Allora, non avevo mai giocato con così tanto pubblico e devo dire che è un'emozione davvero unica. È molto... ti mette anche un po' sotto pressione, la cosa... devo imparare a tenerla sotto controllo perché poi va a finire che magari si fanno degli errori. E poi tu sei un giovane, ragazzi, classe esatto. 2002, non ho detto comunque chiaramente un giovane di questa squadra. Poi magari fai un canestro, però prendi fiducia, sicuramente ti sono una giocata, è meglio, no? Esatto, sì, sì, vabbè, riuscendo a fare un'ottima difesa poi si prende fiducia anche in attacco e viene tutto molto più spontaneo. Però comunque resta sempre incredibile sentire tutto il calore del Pala Borsani. Oltre alla pallacanestro, Riccardo, tu studi anche medicina, me l'ha detto Max, dalla regia. E che cosa c'è nel tuo futuro quindi? C'è lo sport e poi c'è anche una carriera extra, diciamo, qualcosa di più. Sì, allora, sono appena al secondo anno, quindi il percorso sarà molto, molto lungo. Io sto finendo, anche mi lauro tra un mesetto circa, quindi tu hai iniziato, ci sta. È un percorso molto lungo, è arduo. E spero di riuscire anche a, appunto, ad ottenere dei successi oltre al basket, delle soddisfazioni comunque importanti. E il mio sogno sarebbe quello di diventare un ortopedico. Ah, bello! E quindi anche rimanere sempre in contatto con il mondo dello sport e della pallacanestro. Allora ragazzi, penultima domanda qui con Riccardo Cucchi. La seguente è... Siete un gruppo con un mix di giovani e veterani, quindi riuscite bene ad amalgamare queste due componenti, molto importanti tra l'altro in un gioco di squadra. Come si convive in un gruppo così? Immagino pro e contro chiaramente, però... Sì, sì, sì. Allora, ogni elemento è importante, a partire dai giocatori più esperti come per esempio Tommy o il capitano. Loro sono fondamentali perché... stanno dietro ai giovani dando consigli molto preziosi che hanno preso nel corso di un'intera carriera. Mentre i giovani sono fondamentali anch'essi perché hanno l'obiettivo di mantenere l'intensità dell'allenamento molto alta e di spingere, dato che appunto sono giovani e hanno più energia fisica. E quindi tu fai questo, cioè, esatto, poi questo magari prendi anche spunto da quelli più grandi, che da quelli più esperti. Sono un esempio, immagino. Siamo arrivati quindi anche all'ultima domanda qui con Riccardo Cucchi. L'ultima domanda quale sarà? Sarà questa. Un tuo desiderio personale per quest'anno, un tuo obiettivo? Allora, qual è? L'obiettivo è un po' banale e scontato, è semplicemente quello di crescere e di migliorare in quello che faccio tutti i giorni e sono sicuro che continuando con questo percorso potrò riuscire a raggiungerlo, visto che il gruppo con cui mi alleno è di livello molto alto ed è molto stimolante anche cercare di migliorarsi sempre di più e quindi sono abbastanza fiducioso. Allora, siamo arrivati quindi anche alla fine di questa intervista con Riccardo Cucchi. Io ti ringrazio veramente, mi ha fatto piacere conoscerti, fare due chiacchiere. Ci vediamo domenica al palazzetto. Ci vediamo domenica, vi aspettiamo al Pala Borsani. Ciao a tutti, ciao.